Terre, Sapori e Vini in provincia di Torino, nel comune di Carignano, in occasione della 26esima edizione della Sagra regionale del Ciapinabò, del Topinambur. Roberto Brunetto, Roberto caro, una sagra importante per un prodotto importante che deve essere valorizzato, ma tutto a suo tempo. Raccontami in un minuto e mezzo la sagra. Allora, voglio dire solo una cosa, che noi siamo nati in un'ora. No, noi facevamo la sagra 26 anni fa con un'ora, con 30 kg di bagnacauda e Ciapinabò che andavamo a rubare nelle rive. Ne assumi le responsabilità. Assumo le responsabilità, infatti tantissimi dicevano: cosa fate? Rubavamo il Ciapinabò perché non ce n'era. Adesso abbiamo creato un'associazione di produttori di Ciapinabò dove vengono coltivati, non sono più. Per me è una cosa molto brutta quando dicono che è un infestante. Il Ciapinabò è un prodotto coltivato ed è buono, non è conosciuto. Noi bisogna che lo facciamo conoscere. Secondo me, il nostro lavoro che abbiamo fatto in questi anni, abbiamo cercato di farlo conoscere, diciamo, in tutta Italia e anche all'estero. È una sagra importante con un prodotto povero, difficile da promuovere, però bisogna farlo conoscere. Io l'ho fatto conoscere in tutta Italia. E adesso raccolgo i risultati. Ecco, quello che naturalmente sentite chiamare Ciapinabò in dialetto piemontese è il Topinambur, o rapa tedesca o carciofo di Gerusalemme, ed è favoloso perché poi è biologico, non occorre nulla per coltivarlo, mi pare, no? Bravissimo, non ha problemi di parassiti, infatti. Non ha problemi, si raccoglie man mano che uno ha bisogno, non è come una patata che si toglie tutto insieme. Noi si raccoglie da ottobre a marzo, si raccoglie man mano che uno ha il bisogno di raccogliere questo. Tanti stand. Io voglio ancora dire una cosa, tanti stand che sono prodotti comunque di qualità, è una fiera molto agricola. Qui c'è una chicca, una cosa meravigliosa, perché con il Ciapinabò questi fanno di tutto. Che cos'è questo? Allora, questo è un amaro, perché noi siamo gemellati gastronomicamente con Baden Baden, dove loro non mangiano il Ciapinabò, ma lo distillano. Noi abbiamo fatto, per non copiare le sue ricette, abbiamo fatto un amaro, un digestivo. Bravi. Dall'esterno all'interno della sagra, Anna Matarrese, ho raggiunto il punto cruciale dove si mangia, dove si sta bene, dove si fa festa, dove si vive la sagra. Anna cara, tanti piatti, tante ricette, naturalmente con il Ciapinabò. Assolutamente sì, dall'antipasto al dolce abbiamo una battuta di carne di vitello con la bagnacauda, quella fatta solo con il Ciapinabò. Anziché l'aglio. Ed è un'antica ricetta, esattamente, senza aglio. Bene, andiamo avanti. Poi c'è il flan con la bagnacauda classica, i peperoni sempre con questa bagnacauda senza Ciapinabò. Abbiamo un'insalata fantasia che ci siamo un po' inventati con del Ciapinabò dentro. Abbiamo dei primi piatti che sono le lasagne, sono lasagne con un ripieno di Ciapinabò. Gli agnolotti fantastici, assolutamente, salsicce, Ciapinabò. E le ciafritte, non so se avete già visto all'esterno, si servono meravigliose, le ho mangiate, sono delle foglie di Topinambur, di Ciapinabò, fritte praticamente. Delle chips. Chips. E credetemi, sarebbero degli snack per i ragazzi, per i bambini, meravigliosi e naturali. Sì. Certo. Biologici, perché il Ciapinabò. Sì, adatti ai celiaci, assolutamente. Brava. Poi i dolci, dai. I dolci, sì, abbiamo la sfoglia con all'interno il classico ripieno dello strudel con il Ciapinabò. Il bunet, il classico dolce piemontese. Noi abbiamo una variazione con un caramello e del Ciapinabò. E le pesche ripiene, anche quello un classico piatto piemontese con all'interno il Ciapinabò. Aggiungo le zucchine ripiene e le scaloppine. Ma io ricordo tutto. Bravissimo. Perché mi sono bagnato tutto io, capito? Com'era? Ottimo, ottimo. Certamente. Allora, Anna cara, dietro di noi tanti ragazzi giovani, ragazzini e adulti naturalmente, ma sono dell'Istituto Alberghiero di Carignano. Certo, allora ci sono innanzitutto i nostri volontari. Bene. Ma poi assolutamente collaboriamo con l'Istituto Alberghiero Norberto Bobbio di Carignano. Loro sono sempre molto disponibili nei nostri confronti. Qui alle mie spalle ci sono i ragazzi di terza e di quarta, accompagnati da un loro insegnante. Certo. Bene, così li abbiamo messi già al lavoro per far capire che molto disponibili e molto bravi. La cucina non è televisione, è cucina. Certo. Anna, fatti stringere la mano, bravi, complimenti a tutti. Vi fate un bel applauso, dai, fate un bel applauso, bravi, così. Allora,
Ecco, anche dal tendone arriva l'applauso del pubblico che ha mangiato bene alla 26esima sagra regionale del Ciapinabò, il Tapinambur. Terre, sapori e vini c'era.